Tre punti cercati, voluti, meritati. Sì, una partita importante, forse una giornata storica per Pomigliano, per la città di Pomigliano, per la società, per il presidente Pipola, per Felice, per il direttore, per tutto lo staff che mi segue dal primo all'ultimo. La vittoria di tutti ce la dobbiamo godere questi due giorni perché è stata tanto cercata, c'è tanto lavoro e dobbiamo continuare così. I 90 minuti, la sintesi del lavoro di 3 settimane. No, c'è un lavoro di 3 mesi perché le ragazze, quando sono venuto, l'ho sempre detto dal primo giorno, le ho trovate dal punto di vista mentale magari un attimino giù, dal punto di vista atletico, fisico, le ragazze hanno sempre lavorato alla grande, il gruppo è sempre stato compatto, è sempre stato coeso, io ho avuto sempre sensazioni molto positive. Poi lo staff, la società, voi ci fate lavorare in un modo incredibile, in un modo giusto, in un modo che poi alla fine i risultati si vedono, anche se oggi era fondamentale vincere, io sono soddisfatto molto di più per quello che abbiamo prodotto in campo. Poi ovviamente la vittoria è quella che conclude il cerchio, quello che chiude un cerchio perfetto, però ho visto applicazione, ho visto determinazione, ho visto controbattere colpo su colpo a una squadra, a una società forte. L'Inter aveva vinto e anche bene le 3 precedenti partite, sapevamo che affrontavamo una squadra di livello con un'allenatrice di grandissimo livello. E quello che mi dà grandissima soddisfazione è quella di non aver indietreggiato mai di un metro. Abbiamo sofferto in determinati momenti della gara, soprattutto nel primo tempo. Potevamo passare in vantaggio poi alla fine del primo tempo con un paio di occasioni importanti. Poi secondo tempo, secondo me, la gamba c'era, la qualità anche, perché abbiamo anche giocato di qualità, secondo me, con dei principi giusti. Abbiamo fatto girare bene la palla, abbiamo creato partendo dal basso e ci siamo meritati questa vittoria. Nel primo tempo sembrava che la palla scottasse, si lanciava sempre, si cercava sempre a lungo il lancio tra le linee, poi appena si è deciso di mettere palla a terra e giocare non c'è stata partita. Era tutto previsto, l'unico mio pensiero negativo era questo, perché vedevo le ragazze super cariche, ho cercato insieme al mio staff di farle lavorare tranquille. Sabato abbiamo fatto un ultimo allenamento pre-gara molto 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 leggero, molto anche cognitivamente divertente, no? Abbiamo riso parecchio perché diciamo si respirava comunque un'atmosfera particolare, diciamo così, e nei primi 30 minuti l'abbiamo fatto vedere, eravamo un pochettino legate, eravamo un pochettino rigide. Poi col passare di minuti abbiamo iniziato a produrre e a fine primo tempo abbiamo anche sistemato qualcosino dal punto di vista tattico, perché avevamo un problemino nella zona centrale del campo, c'erano delle scalate che dovevamo sistemare, ci siamo rimesse meglio nel secondo tempo, si è alzata la prestazione individuale di qualcuna, infatti penso che le due segnature sono state anche di qualità, sia la Banusic che la Ippolito hanno fatto 2 gol molto molto importanti anche dal punto di vista tecnico.